Ciao a tutti, bentornati su Stellaris. Siamo qui con la Repubblica Popolare della Terra che non riesce proprio a stare lontano dalle guerre, Kim Jong-un. Dopo una prima fase di difesa in cui abbiamo dovuto ricacciare via le truppe dalla nostra patria, dai nostri pianeti, abbiamo... Minchia, che sfiga di cosa è? Dopo questa prima fase abbiamo occupato due territori dei nostri nemici più vicini, anche se anche l'impero di Zaktoria si sta impegnando ad attaccarci. E adesso riprenderemo, spero, al più presto l'offensiva, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Prima faremo riparare un pochettino le nostre navi, che non sono al massimo della loro capacità. Poi le faremo fare l'upgrade. Benissimo. Tanto sole non sta più, la terra non sta più producendo niente, vero o no? Benissimo. Se tutto va bene, mo si faranno riparare. Benissimo. Ok. Fammi zoomare un attimino sul sistema di sole. Siamo già alla velocità maggiore. 4.4 di flotta e oltre purtroppo quello di mantenimento, quindi credo che questo ci costi più mantenimento, infatti. Però pazienza, ci serve. Ci serve una flotta potente, c'è poco da fare. Adesso investiremo per la riparazione, intanto. E appena sarà completata investiremo per l'upgrade, che però non ci possiamo ancora permettere. Tra poco spero che ci potremmo ripermettere. Va bene, battleship, mi piace. Dai, su. Ah, abbiamo fatto almeno un po' di upgrade. Benissimo. Questo credo che farà aumentare la potenza di fuoco della nostra flotta. Che se arriviamo a 5.000. Anche se abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, i missili antimateria, potrei iniziare a pensare di montarli sopra. Però adesso continuiamo con questa flotta, tanto non possiamo più fare l'upgrade. Oddio, veramente. Qui non abbiamo più punti influenza, e questo è un gran casino. Benissimo. 4.900, siamo arrivati abbastanza vicino ai 5.000. Va bene, allora usiamo la nostra flotta principale e muoviamoci verso Rakskia. No, muoviamoci qua intanto, va? Che sta subendo bombardamenti orbitali da un po'. Com'è che stiamo consumando tutte queste risorse? Ah, forse è finito un accordo. Vabbè, tre ce lo possiamo ancora permettere. Di perderne tre per un po'. Allora, adesso l'unica cosa da fare è aspettare che la nostra flotta raggiunga Sasin. Non dovrebbero esserci grossi problemi a massacrare quelle truppe. Siamo sempre al 9%, Raxicodium contro Umanu Braul. Raxicodium Zaktoria contro Zeltek e Repubblica Popolare della Terra. 26 da occupazione, 13 da Space Battle. Perché i miei alleati perdono. Assolutamente non pace bianca. Comunicazione stabilita, benissimo. I curatori dell'enclave Sigma. Bene, questi non accettano ovviamente. Nuova risorsa. Fleet Academy. Crew Quarters. Bene, mantenimento delle navi
attaccarla al mantenimento delle navi. Ma che sarete magari capaci di andare a conquistare qualcosa? Magari, prima o poi? A battere i nostri nemici? No, eh? Solo per finta. Maledetti. Siamo solo noi che dobbiamo combattere qua. Chissà se spostano la flotta o la vedono affondare miseramente sotto i nostri colpi. Solo per tirare due mazzate a un pianeta di cui non possono fare niente. Meno 0,70. Oh, come gli schiavi. Non dovremmo avere schiavi, scusate. Infatti non abbiamo schiavi. Ah sì, perché avevamo gli schiavi e adesso non ce li abbiamo più. Oh, è morta anche l'imperatrice, porco cane. Andava benissimo quell'imperatrice. Vabbè, la nostra flotta sta facendo polpette dei loro cruiser. Anche se credo che ci abbiano. No, non ha affondato niente, me lo sono sognato. Perfetto. Ok, adesso che abbiamo affondato questa flotta, abbiamo giocato ad affonda la flotta, spostiamola verso i loro sistemi. Raxicodium primo. Muoviti pure qui, va. Imbarca pure tutto e muovi. E muovile qui. Entra nell'orbita. Che cazzo è sta flotta? Ah, perché siamo entrati in un loro sistema. Japratos, meno 10 più 10 di influenza. Oh, però non va bene perché adesso consumiamo troppa energia. Però, se non sbaglio, quegli alieni ci avevano contattati abbastanza bene. Vediamo se riusciamo a offrirvi un trade deal a voi, dai. Noi vi chiediamo crediti di energia. Beh, non partono male. E vi diamo minerali in cambio. Tipo 20 minerali, un po' meno perché altrimenti non ne produciamo più. 15 minerali in cambio di 16 di energia. Per 30 anni. Direi che hanno accettato, benissimo. Bene, stiamo massacrandogli delle navi degli spaziporti. Benissimo. Un nuovo contatto. Va bene, sono un po' di punti gratuiti. Più 4 dagli effetti. State massacrando tutto quello che vi trovate di fronte. Benissimo. Abbiamo perso, cazzo, un cruiser e una corvette. Allora uno spazioporto, difesa, navi da trasporto e una mining station. Meraviglioso. E abbiamo fatto a pezzi tutto quello che potevamo. Tu vieni a piazzare qui. E iniziamo il bombardamento orbitale, va? Dove se tutto va bene, li lasciamo senza neanche le mutande. Perfetto. Che cazzo sta la nostra flotta di sbarco? Arrivate, che non ci sono quasi più fortificazioni. Quasi ora che sbarchiate, insomma. Non dovreste trovare grossa resistenza. Core System più 1 mi piace.
Che palle. Devo reclutarne uno nuovo. A parte che aspetta. Ok. Democratic Crusader. Ma sì, ma siamo già, credo, rivali, no? Cazzo, quanti ne hanno di difensori? Sarà dura, sto giro. No, beh, glieli stiamo massacrando comunque. Glieli stiamo massacrando comunque. Loro ci fanno comunque un po' di male. Dai, 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 che ce la facciamo. Ne abbiamo perso uno. Ah, contro il Protection Union, 20 per 20. Adesso andiamo a rifarlo, va. Perfetto. Nuova ricerca. Osservatorio. No. Vada per Red Laser. Bene. Bene. Quindi devo riproporgli l'accordo. Già adesso li trovo, magari glielo ripropongo anche. Davvero volete che vi massacri singolarmente tutte le vostre stupide flotte? Non avete più niente ormai, state cadendo, cadrete uno dopo l'altro. Vediamo un pochettino intanto. Contatti. Ah, dobbiamo veramente. Allora. Come al solito noi vi offriamo minerali e in cambio vi chiediamo. No, no. E in cambio vi chiediamo. Allora, me ne basterebbero 15 sto giro. Ne avranno 20, facciamo 18, dai. Ah, quindi magari me ne date anche di più? No, non tanti di più. 19, 19 per 18. Conferma. Perfetto, dai. Allora, prima flotta stellare, mentre invece loro che sono ancora a Soval. Imbarcali tutti e mandameli qua, va, intanto. Mentre tu ti muovi in questo sistema. Poi magari mi servirebbero delle flotte in realtà. Ah, tu. E cazzo stai? Primo maggio, sì, bravi. Crea qualche truppa d'assalto. Che ne abbiamo un po' bisogno. Bravissimi. Ok. Alien spaceport engaged. Situation log updated. Bravissimi. Situation log updated. Spazzate via tutto quello che vi trovate davanti. Secondo me prima o poi mollano, una volta che li abbiamo massacrati tutti. Stanno arrivando navi da tutta costruzione. Artisan troop. Ci è costato 4 corvette. Sti cazzi. Vabbè, pazienza, che dobbiamo fare? Allora, tu adesso vieni a Masamentum e massacri loro. E tu anche vieni invece qua e occupi questo territorio. Cazzo, 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 mi affondano le navi. Dove cazzo sono sbucati sti qua? Da Sovalle, quindi sono dalla parte opposta. Maledetti. Non credo riusciranno a sganciarsi in tempo, figurati. Questi mi affondano tutto. Ah! Come ci è arrivata sta flotta lì? Pensavo stessero. Oh, vediamo se riusciamo a negoziare. Accettano. E poi.
Quindi accettano 23. Allora, aspetta, eh. Uno, due, no. Però potremmo prendere Soval. La Menium. 23. Warscore 23. Potremmo anche farlo, ci fermiamo qua. Non eravamo molto pronti, ha bisogno di più flotte, credo. Potremmo tornare ad espanderci dopo aver creato delle flotte un po' più decenti. Tanto, insomma, occupiamo Soval e poi ci spingiamo ancora verso nord. Potrebbe, però anche Sazin non sarebbe male da prendere. Quanto ci dà l'occupazione di un pianeta? 33. Vediamo dov'è. Occupazione di Lamenium 13, occupazione di Ceptarium 12, occupazione di Raxicodium 7. Quindi Raxicodium vale 7.8. Solo che adesso stiamo per perdere la flotta d'assalto. Ah, mi spiace perdere. Pazienza, non la salviamo quella flotta tanto, c'è poco da fare. Retreat. Non posso farli ritirare. Lo sapevo. Andata giù. Sono qua che aspettano. Staranno aspettando di saltare. Infatti lo sapevo. Stanno venendo verso nord, quindi li incrociamo tra un attimo. Brava, creamene ancora, va. Ah, hanno accettato i nostri alleati. Va bene. Troppi sistemi colonizzati e l'Omenium si sta lamentando. Va bene, allora. Ceptorium. Le nostre truppe dove sono finite? Da Sazin non ci sono più. Allora, tu sciogliti, va? No, aspetta. Vorrei che ti sciogliessi. Come cazzo faccio a farti sciogliere? Niente. Ah, sì, disband. Sì, uno. Imbarcati tutti. E disbandati, sì, anche tu. Quando servirà, vi ricreerò. Mentre invece la mia prima flotta la mando, la faccio ritornare a Soval. Ho bisogno di creare un nuovo sistema. Madò, quanto abbiamo colonizzato adesso? Direi che come prima guerra non è andata decisamente male. Anche perché in pratica l'abbiamo vinta noi, eh. Ma io volessi farti... Mi ricordo che mi aveva detto che si poteva far costruire tutto in un sistema. Ah, perfetto. Semplicemente cliccandogli sopra in questo modo. Adesso creiamo un nuovo settore, magari di nuovo Guardia Rossa di Sirio. Bello, i nostri settori. E a Guardia Rossa di Sirio gli diamo anche la stella di Barnard. Perfetto, così almeno hanno un po' di energia anche loro. Ragazzi, pian pianino stiamo imponendoci lungo questo braccio della galassia. Stiamo diventando potenti e temuti. La nostra nave da costruzione, dopo aver esplorato qua, andrà a piazzarsi qui. Perché la prossima volta, se dovessero dichiararci guerra, Sazin è la volta che va giù.
Ok, tu sei di livello 4. Ricerca il progetto nel sistema. Perfetto. Vabbè, Government Ethic Attraction, più 10, mi piace. Ma qua un po' più utile sarebbe. Ah, peccato che non riusciamo a... Non è nostro, non è un sistema libero. Peccato, peccato, peccato. Io volessi colonizzarti? Ma certo, dalla Terra. Non possiamo. Perché no? Ah, abbiamo i soldi. Ok, mondo continentale. No, non ce l'abbiamo. Pensavo di sì. E vabbè, scusate, mi sono sbagliato. Ma scusatemi, qua c'è un pianeta che mi dà abitabilità 70%. Perché no? Ma non capisco, un attimino. Terraformiamolo. Il mondo al pi... Porco cane, quanto costa terraformare? Tra l'altro è un pianeta un po' del cazzo, essere proprio sincerissimi. Però è sempre un pianeta. Allora, qua mi dà un pianeta terraform... utilizzabile. Che è Brachma 1A. Però non possiamo colonizzare nessuna parte del mo. Quindi era una cagata che potevamo colonizzarlo. Taggalion 2A. Ah, forse possiamo colonizzarlo. No, vabbè. Colonizziamolo qui. Perfetto, a Taggalion primo. Ok. Che è un sistema nuovo nostro, tra l'altro. No, c'è sempre stato. E perché praticamente non c'è niente costruito? Perché ce l'avranno distrutto sti stronzi quando durante la guerra. So io il perché. Perfetto. Scusate, sono un po' raffreddato. Ragazzi, direi che con oggi è tutto. La prossima volta dovremo riorganizzare un pochettino il nostro impero, colonizzare qualche territorio e espanderci per rimettere a posto i pianeti che sono andati distrutti, tutte le strutture che sono andate distrutte. E poi ci espandiamo verso nord, perché la prossima volta alla Confederazione di Raxicodium gli facciamo un culo a capanna. Dico solo questo, un culo a capanna. Ci vediamo fra 2 giorni. Ciao ciao! Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e se volete seguire altri gameplay di Stellaris, iscrivetevi al canale ogni 2 giorni. Un nuovo gameplay. A presto!